tutto, benzina, eccetera, eccetera. Secondo dice vabbè, un coro stanno coronando, poi vicino all'aereo ci spinge la M. Coppa Sila sta facendo una marea di danni con i campi. Ieri sera ho visto una foto con la macchina alzata sul primo. Abbiamo rotto un cuscinetto della frizione, l'abbiamo sistemato, ci siamo saliti, tutto ok, ci siamo divertiti. Insieme ai tuoi nipoti. Sempre lui al mio fianco. Niente, è andata benissimo, guarda. In primis ringrazio tutti loro, tutti gli amici ricordiali, tutti quanti. Poi la mia compagna che si è fatta a quattro. E niente, saluto tutte le mie bambine, le tre, le sirene, Denise e la piccola Rebecca, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Sì, non chiudere, dimmi un po', l'ennesima Coppa Sila, ma ti dà sempre oggi sono l'emozione. 25 anni, lui fa il quarto di secolo, quindi ecco, sono, ecco. Dalla sua prima Coppa Sila sono passati 25 anni. Sì, rispetto al record di ciò che c'è 6,58 abbiamo fatto 7,8, quindi non abbiamo rischiato, siamo un po' arrugginiti, ma... Per il resto tutto ma ok. Ma sempre presente. Sempre presente alla Coppa Sila. Assolutamente, assolutamente. Okay. Un abbraccio a tutti e due. Ciao. Continuiamo con il quarto raggruppamento dove per la classe A1150 del periodo J1 ha vinto Francesco Crocco, pilota della Cosenza Corse su Fiat 155. Oh. Grazie. Addirittura, beh, allora sul podio tutte e due, sul podio tutte e due, giusto, ci sta, il bacio ci sta, come anche la conclusione del podio. Ed è bellissima questa immagine che si tramanda la passione da papà in figlia, e quindi quanto prima speriamo di vederla al volante e speriamo anche di premiarla su uno dei nostri palchi. Bene, continuiamo dopo Francesco Crocco.